Centro Studi Internazionale, buongiorno Taufer. Noi abbiamo tantissime domande da rivolgerle. Innanzitutto, molto bella la testimonianza del tassista che diceva: non sono ebrei, non sono cristiani, non sono cattolici, non sono veri musulmani. Questa gente chi è? Guardi, questa gente purtroppo, cioè, per fortuna è una minimissima parte di individui che affermano di essere praticanti della fede musulmana, quando in realtà sono semplicemente dei criminali e degli estremisti, che seguono un'ideologia di terrore e di morte e non rappresenta assolutamente nessun credo presente a livello mondiale. Questi individui sono individui che sono stati traviati e portati a spingere queste azioni, a condurre queste azioni, da una mente, da un'organizzazione, da una propaganda, da un'ideologia che fa capo appunto a quello Stato islamico che ha sede in Siria e in Iraq. Taufer, si parla di 8/12 sì. Componenti di questo comando che ha tenuto sotto scacco Parigi, ha ucciso tantissime nuove, se vogliamo, nuovi francesi, perché poi alla fine la storia è questa, sono state azzerate le promesse di questa città meravigliosa. Ma com'è possibile che in così pochi si riesca, com'è possibile sfuggire, se è vero che siano sfuggiti anche alle lucide analisi dei servizi segreti, a questa rete comunque di controllo internazionale? È vero, seconda domanda che le inserisco, che i servizi segreti iracheni avessero avvisato i colleghi francesi sulla possibilità di un imminente attacco? Guardi, al momento le indagini e tutte le azioni da parte delle forze di sicurezza francesi sono ancora in corso, quindi soprattutto stanno tentando di ricostruire appunto cosa ci sia alle spalle di una simile organizzazione che ha permesso le azioni di sabato sera, dato che comunque un gruppo di fuoco, anzi tre gruppi di fuoco che si sono spostati in maniera agevole, armati in maniera abbastanza pesante, con anche addirittura giubbotti esplosivi, è un qualcosa che comunque presuppone un'organizzazione alle spalle, una logistica di un determinato livello. E quindi ci si può aspettare che comunque vi sia delle persone alle spalle, ed è appunto questo il target primario adesso, riuscire a capire da dove e come. Quanto alle segnalazioni, anche queste sono comunque segnalazioni che vengono effettuate regolarmente, vi è comunque un interscambio di informazioni da parte dei vari servizi di sicurezza. Però non è sufficiente questo a garantire un minimo di controllo ulteriore o di prevenzione, se è il caso di parlare di prevenzione. Più che altro il flusso di queste segnalazioni deve sempre far fronte comunque a una limitatezza, in alcuni casi, sia del personale umano, degli stessi servizi, sia delle risorse economiche, tale da poter processare e catalogare tutte queste segnalazioni, il che spinge a dover comunque migliorare sempre più la cooperazione a livello internazionale, nel senso di collaborazione, di condivisione delle informazioni, tali da poter catalogare in maniera migliore e dare la giusta priorità alle eventuali segnalazioni che vengono Taufer, effettuate. Taufer, che cosa è cambiato rispetto agli attacchi a Charlie Hebdo da gennaio ad oggi? Che cosa è cambiato nell'organizzazione? Che cosa aveva insegnato quella esperienza che invece evidentemente non è stata sufficiente a garantire la sicurezza in questo momento a Parigi? Guardi, senz'altro quello che è cambiato è stato comunque l'aumento del potere di fuoco da parte di questi individui e comunque anche il fatto che, mentre Charlie Hebdo ha avuto come obiettivo un simbolo che era appunto la redazione di un giornale, quindi un simbolo, un obiettivo politico possiamo dire, in questo caso l'obiettivo era la stessa Parigi e la stessa popolazione. Sembravano comunque degli obiettivi indiscriminati, quali appunto sono stati indiscriminati, un ristorante piuttosto che lo stadio. Comunque il target dei terroristi era quello appunto di colpire la popolazione stessa,
di trasmettere quell'insicurezza massima che è appunto l'obiettivo principale del terrorismo. E in questo momento pare, anche dagli aggiornamenti che tra un po' Fabio ci riferirà, pare che ci siano riusciti, visto lo stato di allerta di cui ci raccontava anche il nostro Massimiliano. Noi abbiamo il piacere, oggi, questo è un avviso a casa, noi entriamo ed usciamo da Parigi, perché questo non possiamo fare a meno di esserci questa mattina. E abbiamo il piacere di avere al telefono Eric Joseph, che è il corrispondente dall'Italia per Libération, che però oggi si trova in questi giorni ovviamente a Parigi. Joseph, io ho una domanda per lei. Lei ha detto che la normalità è la risposta migliore al terrorismo, a tutto quello che sta succedendo. Lo aveva detto anche dopo Charlie Hebdo. È ancora d'accordo su questa affermazione? Noi dobbiamo tornare a fare la nostra vita. Questa mattina riapre Parigi. Ce l'ha detto il nostro Massimiliano Cocchi. È così? Sì, sì, assolutamente. Ovviamente c'è una forma di vigilanza maggiore, un'attenzione particolare, però l'idea è che comunque bisogna tornare alla normalità. Devo dire che Parigi non è nuova a queste ondate, a questi attacchi terroristi, già anche negli anni 80, 70, 90, cioè non è la prima volta che ci sono degli attacchi terroristici, e Parigi ha sempre risposto alla stessa maniera, cioè rinforzando le misure di sicurezza, ma non rassegnandosi e non cambiando le abitudini, l'idea appunto è tornare a avere una vita normale o quasi normale. Senz'altro ci sarà una presenza di polizia maggiore, ci saranno anche la legislazione cambiata, in modo che ci possa esserci una sorveglianza maggiore, però la risposta appunto è continuare. Ma devo dire che già da ieri a Parigi, e ieri pomeriggio poi di più, c'era un bel sole su Parigi, un bel sole di novembre, e dunque la gente era per strada, era sui terrazzi e girava e andava anche molto rendere omaggio alle vittime a Piazza della Repubblica. Ecco, Joseph, le posso chiedere una cosa? Ci ha scaldati con il sole di ieri, bellissima questa immagine che vuol dire tante cose tra l'altro. Come ha trovato, ci sono differenze tra la Parigi che si è svegliata all'indomani, tre giorni di follia, quelli di gennaio, dopo Charlie Hebdo, e la Parigi che ha trovato ieri? Nel sentire comune c'è più rassegnazione, c'è più paura? In fondo è successo un'altra volta, e questa volta con il bagno di sangue è davvero, io non avrei aggettivi per poterlo definire. Ma devo dire che in tutta franchezza senz'altro c'è un grado di paura un po' maggiore, c'è un grado di attenzione maggiore, perché come diceva l'analista ovviamente questa volta i terroristi hanno voluto colpire proprio e dare il segnale che erano capaci di colpire chiunque e dovunque. Questo è stato il messaggio che hanno voluto proprio imporre a Parigi, facendo questa operazione molto ben preparata in diversi luoghi, nel stesso tempo, luoghi di aggregazione, e dunque ovviamente l'attenzione in qualche maniera è maggiore, invece l'indignazione che è uguale, la volontà di dire che non si può cedere al ricatto terroristico, certo, è uguale a quello di gennaio. Grazie Joseph, noi le auguriamo uno splendido sole anche oggi sulla sua città meravigliosa, davvero. E pensiamo di disturbarla nei prossimi giorni oppure l'aspettiamo qui in studio. Grazie davvero di cuore di essere stato con noi, grazie davvero. Grazie a voi, grazie a voi. Taufer, prima di ritornare a quello che sta succedendo, io farei un passaggio, se mi permettete, con il nostro Fabio, perché Fabio, c'è da chiarire quali sono le ultime novità, almeno come riportate. Sì, abbiamo ovviamente alcuni aggiornamenti, fra l'altro dell'ultima ora, perché è chiaro che le indagini proseguono di minuto in minuto, c'è anche una cappa, ovvero un riservo da parte delle istituzioni inquirenti, ma possiamo dire che almeno tre persone sono state prese in custodia dopo una perquisizione che è stata condotta nella notte
notte in un quartiere di Tolosa dove viveva il terrorista franco-algerino Mohamed Merah, lo riportano oggi i media francesi online, ma non è anche l'unica, perché questa vasta operazione antiterrorismo l'abbiamo vista, una esterna, mostrare i muscoli, si è stato fatto infatti a Raqqa attraverso i bombardamenti, l'altra invece è interna, prima all'interno dei confini francesi, che vede un'altra operazione, abbiamo detto a Tolosa, un'altra invece è stata eseguita nella zona di Grenoble, sostenuta dalla polizia, ci sarebbero 5 persone arrestate, ma pare che questo ufficialmente viene detto non sia collegato direttamente con gli attentati, eppure è caccia fuori anche dai confini, la pista belga per l'appunto, dove più autori per l'appunto sono stati individuati nell'inchiesta, vede ancora una volta questo paese purtroppo come rifugio sicuri per alcuni islamisti radicali, nonostante gli sforzi per l'appunto per sradicare questo fenomeno. Diciamo anche questo, Lucia, perché è il volto più ricercato in queste ore, si tratta infatti della caccia all'uomo, il 26enne, eccolo per l'appunto, lo dobbiamo ricordare perché tutto questo viene proprio in seguito all'indagine dell'ultima ora, nato a Bruxelles, ecco quello che volevo sottolineare per la precisione per l'appunto, ma francese di cittadinanza, individuo pericoloso, farebbe parte del comando, 8ª persona, ma alcuni media dicono stamattina potrebbero essere di più, anche una dozzina. Allora, io la porto Taufer proprio in Belgio. È un déjà vu. Quella pista belga portava i terroristi anche durante il primo attacco a Charlie Hebdo. Seconda cosa importantissima, noi stamattina entriamo di cima, quindi io devo essere piuttosto rapida. Seconda cosa, rischio Italia. Facciamo un attimo i conti con casa nostra. I servizi segreti francesi hanno avvisato, attenzione, il fuggiasco, il fuggitivo potrebbe anche avere un'organizzazione solida alle spalle in Italia. E allora? Allora, per quanto concerne diciamo la pista belga, comunque pare che purtroppo si stia appunto ripresentando una situazione che era già accaduta con gli attacchi a Charlie Hebdo, che vedeva appunto il Belgio come una presenza di un hub logistico interno. Come è stato possibile che questa cosa si possa riproporre? Guardi, lì dipende comunque se vi è stato un adeguato scambio di informazioni, appunto come prima accennavo, tra i vari servizi, o se vi sono state delle falle che comunque adesso devono essere controllate, perché appunto bisogna vedere se effettivamente si ripresenta anche ancora una volta, riparte dal Belgio, tutto porta al Belgio, vuol dire che vi è un problema che comunque necessita una maggiore cooperazione, una maggiore coordinazione nel riuscire a sradicare questa minaccia interna. Questione italiana? Per quanto concerne la questione italiana, comunque mi sento di dire che le nostre forze dell'ordine e i nostri servizi hanno già innalzato il livello di sicurezza e di attenzione, diciamo, per questo tipo di minaccia, che già comunque era elevato, adesso è ancora più elevato, anche se comunque vi è da dire che la certezza matematica, l'esclusione totale di ogni rischio di possibili attentati o quant'altro, questa non vi sarà mai. Perciò comunque il livello è alle stelle di attenzione. E già comunque anche negli scorsi giorni comunque un'operazione del ROS, dei carabinieri, aveva già portato alla cattura di individui appartenenti a cellule, pertanto le forze hanno funzionato, cioè sono già in movimento. Sono già notizie importanti che ci possono rassicurare. A proposito di rassicurazioni, qualche giorno per il nostro Fabio, perché penso che stiano arrivando altre notizie, Fabio. È così, come ci confermava Massimiliano oggi a proposito di scuola, riapriranno per l'appunto alle 13 anche teatri, musei, altri luoghi di cultura, segno di un paese che cerca di rialzarsi, ma soprattutto vi aggiorno su questo, a mezzogiorno in punto Parigi e la Francia si fermeranno per un minuto di silenzio in memoria delle 129 vittime. Grazie Fabio. Taufer, la risposta di Parigi, di Hollande, non si è fatta attendere. Sì. Lo aveva detto subito, il presidente è guerra, non c'era alternativa al bombardamento di stanotte. Beh, naturalmente la Francia, quindi lo Stato francese, risponde, deve rispondere in una maniera comunque forte a un attentato così importante che ha subito. E quindi questa diciamo che è una componente della risposta comunque dell'intero apparato dello Stato.
l'attacco è appunto andato contro quella che è la capitale dello Stato islamico, quindi il vertice, dal quale comunque la propaganda, l'ispirazione, adesso si vedrà fino a che punto erano arrivati gli ordini, se vi sono stati dallo Stato islamico in Siria direttamente, e quindi un attacco è stato fatto. Una risposta quindi muscolare nei confronti di quello che è, diciamo, la fonte ispiratrice di tutto. Naturalmente adesso comunque la Francia porterà anche avanti una risposta a livello politico e tutto il necessario, comunque onnicomprensivo, per far fronte a questa minaccia e soprattutto che sia una risposta coordinata il più possibile con tutti quelli che siamo noi, i nostri, gli alleati e i paesi appunto dell'Unione Europea, per far fronte a questa minaccia comune. Taufer, grazie di cuore per essersi svegliato con noi e per la chiarezza con cui ha parlato. Credo grazie che ci rivedremo davvero molto presto. Grazie davvero a Michele Taufer, analista del CESI, Centro Studi Internazionali. Beh, la risposta della Francia è stata una risposta armata, ma c'è il Papa che proprio ieri ha continuato a ribadire la necessità di un altro tipo, di un altro tipo di riscontro a quello che sta succedendo. Torneremo tra un po' a Parigi, altri ospiti qui, pubblicità, un caffè e state incollati con noi, davanti a noi.